È la quarta edizione per la festa di Ferragosto nel quartiere dei Bugi, una iniziativa che è nata in maniera spontanea. Con quale scopo? Dunque, gli scopi sono fondamentalmente due. Il primo è dare un po' di vita a questo quartiere che sembra veramente morto, anche perché è isolato al di là di quello che era una specie di muro di cinta che è terrapieno della ferrovia dell'Arsenale. E l'altro è che negli anni, pur essendo i Bugi un borgo un tempo molto popolato, tant'è vero che ha dato nell'ultima guerra 12-13 morti in guerra durante l'ultimo conflitto, si è spopolato dei giovani e sono rimasti gli anziani. Cosa succede? Il giorno di Ferragosto gli anziani non ce ne hanno voglia di camminare, quindi si fermano. E abbiamo notato che questa gente rimaneva lì, ognuno chiuso nel proprio recinto, casareccio, e non c'era movimento, non c'era niente. Ma perché non unirli e far passare una giornata tutti insieme? Così è stato fatto. Siamo partiti, abbiamo chiamato e la gente è venuta. Sono venuti, si sono portati da mangiare, tavoli, tovaglioli, tutto. Abbiamo passato una serata fino alle 2 di notte, è stata una cosa meravigliosa, veramente. La prima volta che c'erano bambini, vecchi, adulti, famiglie intere, e in totale eravamo 120 persone. Questa quarta l'abbiamo voluta un momentino rendere più legata alle tradizioni del borgo, dando uno sfondo storico-culturale del borgo. Quindi abbiamo riesumato vecchie fotografie, vecchie ricette di cucina del borgo, un po' riadattate ai tempi ovviamente. Proietteremo un piccolo filmato che ci siamo autocostruiti su quelle che sono le cose belle dei Bugi. Ecco, spieghiamo bene quando e dove accadrà tutto. Dunque, il posto è ai Bugi, in una località che attualmente viene chiamata Largo dei Galli. Quindi l'invito a tutti i cittadini dei Bugi di Quelli partecipare. che vogliono. La cosa particolare di questa cena di Ferragosto è che ognuno dovrà portare qualcosa. Beh, più che qualcosa, perché se porta solo per sé non basta, deve portare per sé e per almeno 7, 8, 10 amici vicini. Oltre a portarsi la roba da mangiare, le bevande, tovagliato, posaterie da bere, ci saranno due concorsi, uno per la miglior tavola. E poi l'altro premio è per il miglior piatto.